Bentornati, regà, benvenuti per chi è nuovo nel canale. Qua è Savix che vi parla. Oggi, raga, facciamo qualcosa di diverso. Vi porto qualche glitchino anche su Warzone. Allora, ragazzi, io non sono un giocatore di Modern Warfare, non sono un giocatore di Warzone, non ho mai giocato a questa serie. Ho scaricato Pacific qualche settimana fa, ci ho fatto una settimanina di partite e, regà, il gioco mi ha iniziato a piacere. Quindi ho avuto la possibilità di giocare anche al 2, ragazzi, e subito mi è venuta proprio la frenesia, lo schiumo di portare qualche glitch anche su questo gioco. Quindi, ragazzi, non ci incischiamo e oggi vi spiego come andare a sbloccare tutti gli emblemi, anche quelli che devono ancora uscire, ragazzi, e anche i biglietti da visita, quelli che devono ancora uscire. Quindi non ci incischiamo e iniziamo con il video, regà. Allora, intanto vi faccio vedere, regà, che effettivamente andando su emblemi e biglietti da visita io ho quelli normali di base che sono veramente pochi. Ok, ragazzi? Come vedete, ragazzi, sono solo questi, sono veramente pochi. Cosa sono? 5, 10, sono una trentina contati neanche. A questo punto possiamo tornare indietro e vi faccio anche vedere che andiamo sui biglietti, sugli emblemi, scusate, e abbiamo veramente 15 emblemi contati, non so quanti siano ora precisamente. Con questo glitch andremo a sbloccare emblemi, biglietti da visita che devono ancora uscire, che sono una bomba, raga. Guardate, per esempio, quello che ho adesso io, questo qua deve ancora uscire. Quindi non ci incischiamo, andiamo subito su multigiocatore, partita veloce, crea una partita privata, ragazzi. Clicchiamo una volta RB per andare su Call of Duty, League o R1 a seconda di dove giocate, ragazzi, è uguale. E dopodiché stiamo in questa schermata circa 10 secondi. A questo punto, quando siamo in questa schermata per circa 10 secondi, ragazzi, clicchiamo menu di pausa, andiamo su i biglietti da visita e cliccando sopra i biglietti da visita, se non avete aspettato i 10 secondi, non succederà niente. Quindi torniamo indietro, clicchiamo una volta B, riapriamo il menu di pausa, ragazzi, andiamo su i biglietti da visita e spada, bambe, raga, guardate che bomba, abbiamo tutti i biglietti da visita che devono ancora uscire. È una figata pazzesca. Io me ne sono scelto uno, ragazzi. Dopodiché l'ho selezionato. E quando finiremo il glitch ci rimarrà. Vi faccio vedere che anche, regà, andando negli emblemi li abbiamo tutti. Questi sono glitchati perché non sa neanche Activision cosa ci deve ancora mettere, secondo me, regà. Ma guardate quanti in più già ne abbiamo. Ne scegliete uno, regà, uno che vi piace. Io, per esempio, sono andato a scegliermi questo qua che mi piaceva un sacco. Sembra tipo un teschio che si muove, raga, qualcosa di particolare. Lo seleziono e una volta che lo seleziono possiamo pure cliccare una volta B, regà, e tornare indietro. Cerchio, se giocate da play, annulliamo, abbandoniamo la lobby, ragazzi. E una volta che siamo in questa schermata possiamo pure andare nei nostri emblemi e biglietti da visita e vedete che effettivamente io ho selezionato il mio emblema e ce l'ho anche qua. Quindi faccio la stessa cosa che mi ero dimenticato mentre ve lo stavo spiegando con il biglietto da visita. Vado a creare una partita privata, ragazzi, come prima. Schiaccio una volta R1 o RB, avvio e quando sono in questa schermata, ragazzi, aspetto come al solito quei 10 secondi, dopodiché clicco il menu di pausa, vado su i miei biglietti da visita e li ho tutti. Se non ve li dai perché avete aspettato poco, quindi richiudete il menu di pausa, lo riaprite e vedrete che ce li avete tutti. Quindi a questo punto lo seleziono, ragazzi, mi vado a cercare quello che a me piace tanto, che è fighissimo. E una volta selezionato, regà, potremo pure tornare indietro e vedrete che quando siete nel menu principale avrete sia l'emblema che il logo, diciamo. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix e condividete. Bella, regà, alla prossima!